Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Adesso è il momento di conoscere il nome dell'allenatore che vince la stagione quest'anno ai Penalty Awards. Ed invito qui sul palco i seguenti allenatori: Samuele Costanzo del Palagonia, Giacomo Parisi del Valdinisi e Gaspare Violante della Città di Comiso. Salve. Tre allenatori vincenti, tra l'altro il Comiso con l'accoppiata praticamente, hanno vinto pure la Coppa Sicilia, il Valdinisi che quest'anno ha sbalordito tutti con un campionato stratosferico, solo una sconfitta, e la conferma di Samuele che dopo il miracolo Sporting Eubea, un altro miracolo a Palagonia, che finalmente insomma riassapora il calcio che conta. E per aprire la busta e conoscere il nome dell'allenatore che vince quest'anno l'edizione dei Penalty Awards, invito qui un nome importante del calcio dilettantistico siciliano, Renato Marletta. Ciao Renato. Allora, Renato Marletta, per 25 anni presidente dell'AIAC di Catania, adesso toccherà a te, insomma, conoscere insieme a noi e svelare il nome di colui che vince la categoria miglior allenatore, che è sempre una figura importantissima e tu lo sai meglio di tutti. Certamente sì, anche perché dico, sono tre baldi giovani, tra cui un mio ex calciatore, tra virgolette. È pieno di ex giocatori quando va a fare questi eventi. Con 50 anni di calcio qualcosa ancora si ricorda di me. Assolutamente. Consegniamo la busta, grazie. Vuoi baciare Federica? Baciala prima. Beh, non si sa mai. Allora, attenzione, sveliamo il nome. Miglior allenatore del campionato di prima categoria. Miglior allenatore 18-19, Giacomo Parisi. Valdinisi. Complimenti ragazzi, complimenti, baci e abbracci, consegniamo a Giacomo Parisi a questo punto la targa, complimenti, facciamo un applauso, grazie, la battuta la facciamo subito con Giacomo. Giacomo, ho detto bene, quest'anno il Valdinisi ha spiazzato piacevolmente un po' tutti, nessuno poteva mai immaginare questa stagione stratosferica, tra l'altro con l'Atletico Messina che fino all'ultimo non ha mollato, però poi alla fine è stato costretto insomma a dare via libera alla vostra stagione vincente. Sì, abbiamo fatto una grande stagione programmata, stagione vissuta. Faccio un ringraziamento a chi ha creduto in me, al presidente Mario Manodi che ci ha dato la forza per vincere questo campionato. Direi che sin dall'inizio abbiamo dominato e senza tanti problemi, abbiamo fatto tanti sacrifici. Ringrazio il mio gruppo, ringrazio i miei ragazzi, ringrazio i miei dirigenti, ringrazio i miei collaboratori che mi danno una mano a portare avanti un progetto importante. È un progetto che probabilmente avrà un seguito, assolutamente, così sono sicuro avrà un seguito anche la stagione del Palagonia, dove chissà se ancora sarai lì, perché poi insomma è scattato il calciomercato, tutti ti vogliono, chissà se rimani a Palagonia. No, intanto ringrazio per l'infido, per la nomination a tutti quanti, questo è il secondo anno, sì. Cioè due in quattro anni e comunque fa piacere. Questo premio, questa nomination la ringrazio tutti i ragazzi, perché i veri attori sono loro, noi possiamo mettere qualcosa che abbiamo dentro, ma quelli che scendono in campo sono loro, nel bene e nel male. E la tua esperienza è tantissima, quindi sicuramente avrai dato qualcosa anche tu ai ragazzi, così come hai dato sicuramente tu tantissimo a questo gruppo di Comiso che un po' inaspettatamente, ma siamo contenti che insomma sia avvenuto, avete fatto una bellissima accoppiata, una Coppa Sicilia, ma soprattutto lo spareggio vincente contro quasi i cugini di Chiaramonte. È stato un anno bellissimo, una doppietta non è facile farla tutti gli anni. Merito un ringraziamento alla società che mi ha dato il compito di allenare il Comiso Calcio, sappiamo che piazza è Comiso. Soprattutto ringrazio i ragazzi
per avermi fatto divertire quest'anno, perché l'ho detto, non capita sempre di vincere, non è mai facile. Non è mai facile, e quando uno poi ci si diverte pure, ancora meglio. Grazie ragazzi, complimenti, complimenti ancora. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.